Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrenic91 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. Siamo al 19esimo episodio e oggi si prende d'assalto il laboratorio dei signori delle stelle. Non sto vedendo dove sto andando perché sto guardandolo a videocamera, quindi insomma. Ok, iniziamo subito a caso perché si va solo a caso qui. Bisogna affrontare squadre a caso prima di poter proseguire e andare avanti, perché bisogna sbloccare il pannello. Oh. Ah, va bene. Io non ricordo assolutamente nulla il perché veniamo qui. Ah, però qui potevo andare direttamente sopra, quindi era inutile entrare lì. E purtroppo bisogna andare a caso. Ah, però attenzione, mi sembra ci sia qualcos'altro alla fine della strada. Simulatori silvestri. Grandi titoli. Ora va molto meglio. Eccolo. Non funziona. Infatti. A quanto pare non funziona. Bisogna trovare un'altra strada. Qual era? Dato che non si può entrare dove c'è il laser, entriamo di qua. E troviamo la chiave. Eccola qua. Carta magnetica. Vabbè. Chiave, carta magnetica. Stiamo lì, dai. Una chiave magnetica. Il sistema di sicurezza è stato disattivato, grazie. Dobbiamo farne tre di sti cosi. Dobbiamo trovare tre carte magnetiche. E ogni volta è più difficile. Infatti qui c'era solo un ciondolo protettivo di bronzo. Bisogna girare tutto quanto l'ambaradan per trovare appunto queste chiavi, sperando di riuscirci. Entriamo qui, va. Vediamo un po'. No. Ah, attenzione, potrebbe essere. Potrebbe essere che ci ritroviamo dove c'è il laser e non possiamo passare. Laser, beh, è una protezione, penso sia tipo un allarme, qualcosa del genere. Ma tanto lo sanno che stiamo qui dentro, quindi siamo o stiamo? Perché siamo è essere, ma stiamo è... nel mentre. Vediamo di qua. Va, eccoli. Attenzione, però due porte ci sono. Ehi. Ah, uno schema sfida lancia, che è quello che ho intenzione di usare. Attenzione però qui. Bibi, I'm a sheep. Bibi, I'm a sheep. Se bibi, I'm a sheep. Reminiscenze di un passato glorioso. Ok, abbiamo trovato la carta magnetica in quella porticina lì. Possiamo andare a sfondare anche questa difesa elettrica. E yeah. Il sistema di sicurezza è stato disattivato per la seconda volta. Terza ci manca. E stiamo andando a fare la terza volta. Terza e ultima volta, poi ci sarà la partita contro la Genesis. Sì, sono io che cambio il nome apposta, dai, ormai l'avete capito, no? Non è più divertente questa battuta, basta. E faccio un'altra tormenta di fuoco, perché la tormenta di fuoco deve potenziarsi. Deve arrivare al livello 2, non può rimanere a un misero livello 1. Poi avrà modo di potenziarsi, ovviamente, quando farò, se ci voglia, le partite extra, che ho intenzione di fare alcune partite extra, tipo contro la Prominence in Tempesta di Fuoco si può fare. Avrei anche bufera di neve, ma ce l'ho sigillato, quindi lo lascio sigillato. Mi dispiace. Bufera di neve non lo faccio, non lo aprirò mai. Lo terrò sigillato per tutta la vita, forever. Niente, queste macchinette qui fanno solo bzzbzz, bip bip, amaship. Quindi nulla. Bisogna andare avanti, vediamo un po'. Perché comunque sia, la cosa bella di tenere un gioco sigillato è che vale di più, ma non è tanto per il valore che vale più soldi, è che mi piace tenerlo sigillato, cosa che non faccio mai in teoria. I giochi li apro sempre, tipo ho tutti quanti i giochi di Inazuma a questo punto, addirittura ho Inazuma Eleven Go luce originale, cioè fisico, e ho un altro Inazuma Eleven Go luce digitale, però quello fisico non lo apro. Gioco su quello digitale per il canale, quindi quando porterò Inazuma Eleven Go, il primo Inazuma Eleven sarà luce. Poi vi spiegherò anche perché ho portato luce. Per il momento però concentriamoci su questo, che poi devo ancora
portare Inazuma Eleven 3. Quindi settimana prossima inizia, bomba inizia. Sono super eccitato. Sarà la serie poi che ci accompagnerà anche per questa prima parte d'estate, perché comunque sia... Continuiamo così, Raimon! Il gioco è lungo, ma non conto di fare più di 25 episodi. Almeno credo di riuscire a farne un massimo di 25. Se proprio deve essere 30, proprio esagerando. Perché comunque sia è un gioco abbastanza lunghetto. Dal suo bel da fare. Scudo doppio. Oh, posso comprare roba? Ah, ok. Ah, non ho molti soldi però. Perfetto, ora non ho più nulla. Mi sono svenduto tutto. Cioè no, ho comprato tutto. Bene, questa strada non è stata proprio fruttuosa da seguire, ma... ehi, non era quella che ci eravamo prefissati di raggiungere. Dobbiamo raggiungere una strada particolare. E nel frattempo affrontiamo anche sfide. Quello fa bozza bozza, quindi non ci interessa. Qui dovrebbe essere questa la strada buona. No? Non si sa. Nulla. Ancora... eccola, eccola, eccola. Sono fiducioso. Però... però... pattugliare, pattugliare. Ma tu sei... ci vedi? Hai... oh, ci siamo, ragazzi. Non ho abbastanza punti passione. Quanti punti ci vogliono? Torno da quello, vendo qualcosa, vendo. Non ci pensavo per niente che ci fosse un punto di recupero. Bene, penso che ci siamo. Oh, ci siamo e come. Non si apre. Buttiamola giù e facciamola finita. Fate piano, o quelli dell'Aldius ci scopriranno. Ma siamo qui apposta. Mark, riesci a sentirmi? Ora sbloccherò la porta. Se le mie informazioni sono corrette, dovrebbe portarvi alla stanza della pietra di Alius. La stanza della pietra di Alius? Sì. Vi ha racchiusa la fonte della potenza dell'Alius. È da lì che tutto ha origine. Beh, presto lo vedrete con i vostri occhi. Sto per aprire la porta. Ok. Di qua c'è nulla che possa interessarmi. Oh. Attenzione, è un altro... è dentro dove c'è la pietra di Alius oppure no? Non è qui, no, non c'è il campo da calcio. Cioè, voglio dire, qui non è il campo da calcio, ci sarà sicuramente il pass magnetico per andare ad affrontare la Genesis. Cosa diamine è quella? Una pietra enorme che risplende di rosa. È meravigliosa. Non toccare la pietra! Suzette, che succede? Cosa mi è successo? Quella pietra mi attirava a sé. È a questo che si riferiva quando parlava della fonte della potenza dell'Alius, allenatrice? Esatto. La pietra alimenta l'intera base, è da questa che traggono la loro forza. Si schiantò sulla terra 5 anni fa, fu ribattezzata la pietra di Alius. La pietra di Alius? Sbaglio, gli anni che avevano attaccato la Raimon avevano accennato proprio a una pietra. Quindi è questa pietra a potenziare le doti dei giocatori dell'Alius. Il suo bagliore è uguale a quello del ciondolo che indossava il ragazzo alla pietra quelli dell'Absolute. Quelli dell'Alius sfruttando l'energia della pietra per ricaricarsi. Ricaricarsi? Ho sentito parlare di una cosa simile da quelli dell'Epsilon. Dicevano di aver perso la loro potenza perché la carica era finita. Quindi se riusciamo a interrompere il flusso di energia emanato dalla pietra... precisamente, sarete in grado di ridurre le capacità della Genesis. Da qualche parte deve esserci un'unità che gestisce l'erogazione dell'energia della pietra. Bene! Mark, trovate quell'aggeggio di controllo e distruggetelo. Distruggerlo non sarebbe una specie di atto vandalico contro una proprietà privata? Silvia. Forse. Ma io non sono il tipo da seguire le regole. Fermi! Cosa è successo? Il sistema di sicurezza di nuovo non funziona, com'è possibile? In funzione? Cosa intende? Che mo ci sta la combatte, Mark? Eh? Chi è stato? Ha detto qualcosa? No. Allora, da dove veniva quel suono? Oh!
partita contro i robot. Cosa sono quelli? Bip bip, I'm a ship. Robot, sto sognando. Sono il robot guardia del laboratorio dei signori delle stelle. Bene, fatemi sognare, dai. Soggetti non identificati procedono all'espulsione tramite il calcio. Robot guardiano, espulsione tramite il calcio. Sì, un calcio nel di dietro. Guardate, sono esattamente 11. Vogliono che giochiamo contro di loro? Giocare a calcio contro dei robot? Sembra divertente. Mark, ma è l'unica cosa a cui riesci a pensare? Giocare a calcio contro dei robot, quando fate i contrasti vi fate un pochino male, eh? Mark, riesci a sentirmi? Questo non era previsto. Ma dobbiamo battere questi robot per interrompere il flusso di energia. Allora sarà quello che faremo. Prepariamoci a dare loro una sonora lezione. E affrontiamoli allora, dai. Neutralizzare? Neutralizzare, ok. Oh. Metti in campo Jude, Sean e Darren. Ok. Sean. Darren. Siamo pronti per cominciare. Stanza della pietra di Alius. Non avrei pensato di giocare a calcio contro dei robot. Bip bip, essendo acquisito il nome Jack Warside, tecniche muro di roccia, trampolino, insomma, interessi cibo. Wow. Ora capisco. Ascoltatemi bene, Mark, state giocando contro delle macchine. No? Probabilmente avranno acquisito tutti i dati disponibili sulla nostra squadra. Quindi sanno tutto del nostro stile di gioco. Cosa possiamo fare? Semplice, giochiamo in maniera diversa dai dati che hanno. Forse è il momento di svelare la nuova faccia della Raimon 11, Mark. Cosa? È vero, è il momento giusto per debuttare come libero, Mark. Tutti i loro dati si basano sul fatto che tu sia portiere. Sorprendiamoli, siete pronti? Mark? Darren? Siamo pronti! Oh, quasi dimenticavo. Presto, Darren, porta le nuove... Oh, certo, arrivo subito. Le ragazze hanno fatto queste per noi. Sono delle nuove divise? Ma secondo me se le scambiavano era uguale, cioè... Bene, diamoci da fare! Mark, che non gioca in porta, fa una strana impressione. Anche perché, vabbè, magari il numero sulla maglia, però... Già. Sarei fiero di me, Mark. Ascoltami, Mark. C'è una tecnica speciale che stavo pensando di usare quando saresti diventato un libero. Una tecnica speciale? Sì. È una versione migliorata della zona micidiale che usavamo alla Royal Academy. L'ho chiamata Zona Micidiale 2. Zona Micidiale 2? Wow, non ne avevo mai sentito parlare. L'hai detto che l'ha appena messa a punto. Sì, ma saremo 3 giocatori per eseguirla. Segui le mie istruzioni. Va bene. Ragazzi, passate la palla a Jude. Jude ha imparato la zona micidiale 2. Bene, 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 bene. E passiamo la palla a Jude allora, dai. Iniziamo bene, iniziamo, sinceramente. Ehi, ah, ok. Attenzione però, se non è troppo fuori gioco... Mamma mia. Non è che è troppo, è troppissimo. Ehi, forza! Deve esserci perfetta coordinazione tra noi tre. Se la zona micidiale rappresentava l'unità e la disciplina della Royal Academy, la zona micidiale 2 si basa sull'interazione tra le forze individuali dei giocatori della Raimon. Se la zona micidiale era un'addizione, la zona micidiale 2 è una moltiplicazione. Quanto parlano durante una partita di calcio? Quello oramai ti ha già rubato palla. Ci siamo! Zona micidiale 2! Ah! Ah! Oh yeah! Ma con Saghi? Ma deve esserci Mark! Senza di Mark la fanno! Movimenti non identificati! Quindi questo significa che le nostre tecniche... Sì. Lo shock li ha destabilizzati. Non diamogli tregua. Ma cosa fai? Super scudo multiplo. E Goru? Goal! Ben fatto, Raimon! Oh yeah, Raimon. E poi Raimon. Ah, la zona micidiale 2 è inarrestabile.
Eh sì. Il problema è che ti sei finito tutti quanti i punti tecnica, Jude. Come facciamo ora? Finta invisibile. Cos'è? Matrix è diventato. Mark sta fermo lì perché dice: che faccio? Non so che fare. Poverino, ha anche ragione. Allora, tu vuoi danza del fuoco? Usala. Niente. Non è facile batterli, eh. A questo punto Darren dovrebbe imparare la mano insuperabile. No, mano del colosso? Majinza Hando! Grande Darren! Errore imprevisto. Infatti non sapevano che lui sapeva usare la mano del colosso. L'ha imparata apposta per questa partita. No, ho sbagliato. Ah no, attenzione, è andata bene, è andata. E non sanno neanche della tempesta di... della tormenta di fuoco. Grande! Turbina rotante, evoluzione 1. No, dai, ma cosa? Nico, di roccia! Sì, cerca questa voce un po' particolare, dai. Uno di roccia! Ok, ok. Mark non deve toccare palla, è totalmente inutile in questa partita. Doppio calcio iperspaziale! Bella questa. Sembra quasi che lo spazio, tramite un buco nero in miniatura, esca da lì. È troppo bella. Ma che cosa? Ma cosa fai? Difesa impenetrabile, cosa? Vabbè, primo tempo è finito, quindi direi di non scomodarci troppo. E finisce così primo tempo. Il secondo sarà un po' più tosto. Il passato, quello che era una volta. C'è qualcosa che devo ricordare, qualcosa del mio modo di giocare. Sean, usa quella tecnica, quella che abbiamo creato insieme. Di quale tecnica parli, Aiden? Un momento, ora ricordo. Ce l'abbiamo fatta, Sean, ce l'abbiamo fatta. Sì, abbiamo la nostra tecnica speciale, solo per noi due. Chiamiamola richiamo del lupo. È vero, il richiamo del lupo. Ora che io e Eden siamo una cosa sola, ce la posso fare. Questi robot non faranno neanche il tempo a capire che sta succedendo. Sean ha imparato il richiamo del lupo. Mark, passami la palla. Io credo di poter fare qualcosa adesso. Eh? Cosa intendi dire? Sean. Ok ragazzi, passate la palla a Sean. Oppure rubiamola. No, passiamola che è meglio. No, per nulla. Siamo più forti noi. Ora ti faccio vedere io. Rottame ambulante. Vai. Non sono più lo Sean di una volta. Devo aiutare i miei compagni. Ecco a voi la tecnica speciale di Eden e Sean, il richiamo del lupo. Sean, che scoppio di energia, ha ideato... un momento. Ha ideato richiamo del lupo. Questa del ruggito non l'ho capita, perché in genere il lupo ulula. Però è carina comunque. Io mi chiedo come dei robot possano usare tecniche speciali. Voglio dire, sono robot, non sono esseri umani, quindi è un po' difficile. Era il richiamo del lupo.
sembra che diventare tutt'uno con la personalità di Eden abbia reso Sean ancora più forte. Ce l'hai fatta, Sean! Il richiamo del lupo, una tecnica speciale solo tua. Perché tormenta glaciale? No. È stato un gran tiro, Sean. Sì, richiamo del lupo e zona omicida delle due, eh? Potremmo avere delle speranze contro la Genesis. Chissà, Mark, chissà. Eccola qua. Finita, un secondo di recupero. Errore, errore, dati corrotti a retto sistema. Si è spento. Ottimo, i robot non si muovono più. Oh yeah. E attenzione, Willy che sviluppa sviluppo d'ombre. Ah. E siamo tutti oltre il 30 ora. Dal 30 tutti in su. No, tranne Scott al 29. Scott non vuole salire di livello. Peggio per lui. Perché siamo troppo forti ora. Intrusi in fuga, neutralizzare. Faccio anche il suono quando si spegne perché... Sono robot di bronzo ora. Oh, cos'è stato? Ho un brutto presentimento. Oh no, hanno bloccato la porta. Cosa? Siamo intrappolati qui dentro. Speriamo che ci sia un bagno. Un bagno. È una Allenatrice, che strano, la trasmissione è disturbata. Allenatrice, può sentirmi, allenatrice? Oh, abbiamo perso anche il collegamento con l'allenatrice. Si mette male. Il segnale deve essersi interrotto quando le porte si sono chiuse. Che significa? Che potremmo restare intrappolati qui dentro per sempre. Beh, c'è una sola cosa da fare. Ovvero, dobbiamo fidarci dell'allenatrice e avere pazienza. Fidarci di lei tutta qui? Già, si sarà resa conto che il collegamento è stato interrotto. E di sicuro starà facendo tutto il possibile per tirarci fuori da qui. Non ci resta altro da fare, mi sembra. Spero con tutto il cuore che sia davvero dal nostro porto. Forse è stata proprio lei a imprigionarci qui dentro. Allenatrice, io conto su di lei. E aspettiamo allora. Nel frattempo, all'entrata del laboratorio... La comunicazione si è interrotta. Spero che Mark e la squadra stiano bene. Paguremo che il collegamento saltasse e hanno accennato al fatto che le porte fossero bloccate. Qualcuno deve averli intrappolati là dentro. Oh no, spero che Mark stia bene. Ehi, lei dovrebbe conoscere questo posto. Se viene fuori che c'è lei dietro tutto questo, io... Calmati, Seymour. Non serve a niente puntare dito contro di lei. Dobbiamo pensare ad aiutare la squadra. Ma non possiamo portare le ragazze con noi. Non vi preoccupate. Andrò io a sbloccare la porta da sola. Conosco bene questo laboratorio. Dovrei essere in grado di evitare ogni rischio. Ma è fuori di senno? Vengo con lei. Come? Non mi fraintenda, non lo faccio per lei. Non posso starmene qui impalato mentre Mark e gli altri sono in pericolo. Inoltre dobbiamo tenerla d'occhio, allenatrice. Significa che possiamo venire anche noi? Eh? Ma di cosa stai parlando? Anche noi vogliamo aiutare la squadra? Potete scordarvelo. Avete davvero intenzione di lasciare tre fanciulle indifese da soli in questo posto? Davvero ammirevole. Non mi ero mai reso conto di quanto voi tre teneste a Mark. Detective Smith! Volete davvero venire? Ma certo! Non permetteremo che corra questo rischio da sola l'allenatrice. Va bene allora. Andiamo prima che sia troppo tardi. D'accordo. Resisti, Mark, stiamo arrivando. Ebbene, dovremmo ora disattivare il sistema di sicurezza. No, è già disattivato. Wow. Dobbiamo disattivare non il sistema di sicurezza, ma la pietra di Alius. Oh, sono già arrivate. Devo solo collegare questi fili. Cioè, lei ha un master in... elettrotecnico, cosa? Come fa? Credo che si sia aperta. Mark, ragazzi! Ah, scotta! Deve esserci un meccanismo che fa sì che la porta si surriscaldi se qualcuno cerca di forzarla. Mamma mia! Cioè, quello non era rumore di pelle bruciata, quello era rumore di carne
bruciata. Lasci perdere l'allenatrice, così si brucerà. No, non posso abbandonarli. Devo proteggere la squadra. Allenatrice, lei. La porta è aperta. Mark, ragazzi. Seymour, penso che lei ci tenga alla squadra, che dici? Allenatrice! Siete salvi, grazie al cielo. Cosa è successo alle sue mani, allenatrice? Sono tutte rosse. L'allenatrice ha forzato la porta con le sue stesse mani. Se le ha quasi ustionate. Davvero? Mi scuso per aver dubitato di lei, allenatrice. Lei si è ferita gravemente per salvarci. Sì. Mi dia le mani, allenatrice. Dobbiamo mettere un po' di ghiaccio su quelle scottature. Non vi preoccupate. Ora la nostra priorità è trovare l'unità di controllo della pietra di Alius. Dobbiamo immediatamente fermare il flusso di energia. Mark, conto su di te. Ricevuto, allenatrice. Per quanto riguarda il rumore di sottofondo, niente, ci sono i lavori a casa, quindi non posso farci nulla. Ok, vediamo un po' se ci siamo. Questa è l'unità di controllo, ma qui dovrebbe esserci la tessera a questo punto. Se no facciamo senza tessera. Ehi, credo di aver trovato l'unità di controllo. Grazie, era lì. Bella vista. Davvero, Mark, l'hai trovata? Mark, dai un'occhiata lassù. Che cos'è? Sopra la pietra c'è uno strano macchinario. E guarda quanti tubi tutti intorno. Il macchinario assorbe l'energia della pietra per distribuirla a tutti i giocatori dell'Alius tramite quei tubi. Si tratta dei conduttori di energia. Conduttori di energia? Questo deve essere il macchinario che ne controlla il flusso. Me ne occupo io, Mark. È andata? È andata! Fatto! Adesso non saranno più in grado di assorbire l'energia delle pietre di Alius. Sul serio? Wow! Quelli della Genesi dovrebbero tornare a essere delle tratte normali ora. Cosa intende? Credo che sia giunto il momento di spiegarvi tutto. L'Alius Academy non ha nulla a che vedere con gli alieni. Cosa? Non sono alieni? Come vi ho spiegato prima, la pietra si schiantò sul monte Fuji 5 anni fa. Gli scienziati del gruppo Shield la esaminarono e scoprirono che era dotata di incredibili poteri. Davvero? La sua energia può agire sul sistema nervoso. Consente a chi ne fa uso di amplificare le proprie doti ben al di sopra dei limiti di un essere umano comune. In altre parole, la pietra può essere usata per creare degli individui dai poteri sovrumani. Dei super uomini. Quindi ci sta dicendo che quelli dell'Alius Academy sono... un'organizzazione composta da questi individui potenziati. Esatto. Non ci posso credere. E così quelli dell'Alius non sono alieni. Ma perché mai qualcuno dovrebbe istituire un'organizzazione simile? L'Alius Academy fu fondata a dimostrazione del potere del gruppo Schiller. Dimostrazione? Da sempre mio padre porta avanti affari riservati con il governo. È così che è diventato tanto influente. Ma tutto cambiò quando cercò di vendere armi all'esercito. Il primo ministro Vanguard si rifiutò a restringere qualsiasi genere di affari con il gruppo Schiller. La cosa fece infuriare mio padre, che decise di vendicarsi sul primo ministro per mezzo dello sport che questi amava di più. Sfruttò la pietra di Alius per crescere dei bambini potenziati, forzandoli a provocare distruzione con il calcio per ottenere vendetta e dimostrare contemporaneamente il proprio potere. I ragazzi dell'Alius Academy sono tutte vittime della frustrazione di mio padre. Ecco perché devo fermarlo. E così lei voleva sconfiggere suo padre per dimostrargli che era in torto. Mi dispiace,
È stato orribile mentire questa squadra eccezionale. Ma ora basta. Mark, non fingerò più di essere la vostra allenatrice. Ho apprezzato ogni minuto passato con voi. No! Cosa? Lei non stava fingendo. Lei è davvero la nostra allenatrice. Le sue indicazioni ci hanno sempre aiutato a vincere. Si è preoccupata per noi nel momento del pericolo e ci ha guidati quando ci siamo sentiti persi. Non può abbandonarci ora. Mark. Visto, allenatrice? Pare che dovrà continuare a guidare la squadra fino alla vittoria sull'Alius. Allenatore Hillman. Ha ragione. Ci aiuti a batterli, allenatrice. Va bene. Possiamo farcela insieme. Sì, allenatrice! Fermi un attimo. Se non sono alieni, come si spiegano tutte le cose incredibili che sono stati in grado di fare? Sparire dopo le partite, quei palloni neri? Sono tutti espedienti messi a punto dai ricercatori del gruppo Schiller. Artifici studiati da mio padre per persuadere l'umanità dell'arrivo degli alieni. Davvero, io c'ero cascato. Credevo che venissero da un altro mondo. Una tecnologia indubbiamente all'avanguardia. Già, se solo fosse stata usata per scopi più nobili. Allenatrice, mi dispiace, ma non possiamo perdere altro tempo in chiacchiere. In base alle mie informazioni c'è ancora un'altra stanza nel laboratorio. Dovrebbe trovarsi proprio sopra di noi. Ed è lì che si trova la Genesis. Sì, e poiché abbiamo interrotto il flusso di energia, i giocatori dovrebbero essere più deboli. Forse non sono più nemmeno in grado di eseguire la supernova. Allora, sarà molto più semplice rispetto all'ultima volta. Sì, inoltre anche la mano insuperabile e le agite della terra non sono ancora perfezionate. Adesso abbiamo la Zena Micidiale 2 e richiamo del lupo. Dovremmo essere all'altezza dell'incontro. Zena Micidiale 2 e richiamo del lupo? Quando avete imparato queste tecniche? Vedrai, sono davvero portentose. Ma se tu non le segui nemmeno. Eppure una cosa non mi è chiara. Le pietre di Alius sono l'elemento più importante dell'intero laboratorio. Mi sarei aspettato che la Genesis la sorvegliasse. Sapevo che ce l'avresti fatta, Mark. Xavier! A quanto pare, Torce Gazelle se la sono filata. Noi della Genesis siamo tutto ciò che rimane al nostro padre. Non è vero, sorella? Xavier, sorella? L'allenatrice è tua sorella? Non abbiamo un legame di sangue, ma sì. Tutti noi dell'Alius Academy siamo orfani. Viviamo alla Sunshine Academy, l'orfanotrofio fondato da nostro padre. Sono sempre stato un fratello minore per Lina. E così erano come fratello e sorella, ma ora si trovano l'uno contro l'altra. Xavier, non voglio affrontarti. Tuttavia, se hai intenzione di seguire le orme di nostro padre, ebbene? Proverai a sconfiggermi? Cosa vorresti dimostrare? Perché fai quello che ti ordina tuo padre, Xavier? Vuole scatenare una guerra, è chiaramente una persona malvagia. Mio padre è tutto quello che ho. Farei qualsiasi cosa per renderlo felice. Ma non deve essere molto bello giocare a calcio con questo spirito. È vero, non ho mai saputo cosa significasse veramente divertirsi disputando una partita. Finché non ho incontrato te e l'ho capito. Ma ora devo sconfiggerti. Non posso abbandonare mio padre. Non gli resterebbe più nessun altro. Xavier. Farò la volontà di mio padre e vi batterò. Dimostrerò che la Genesis è la squadra più forte che ci sia. Anche noi ci siamo allenati per diventare migliori. Maestro, il numero uno non è tutto. Mark. Hai finito di chiacchierare con gli avversari, Zin? Beratrix. Nostro padre ci aspetta, forza. Dobbiamo prepararci. Dobbiamo rimettere questi miserabili al loro posto. Ehi tu, occhio come parli. Scott. Va bene, arrivo. A presto, Mark. Ti aspettiamo a piano superiore. Ti consiglio di prepararti al meglio. Abbi cura della tua squadra, sorella. Qui c'è sotto qualcosa. Abbiamo già interrotto il flusso di energia. Eppure non sembrano nemmeno essersene accorti.
Tutto ok, allenatrice? Non preoccuparti, sto bene. Ci siamo, ragazzi. Dobbiamo fermarli, dobbiamo vincere. Ha ragione. Non possiamo permettere che continuino a generare degli individui dei poteri sovrumani. Ragazzi, so che possiamo farcela. Siete la squadra più forte del paese. Ho solo una raccomandazione. Vincete questa partita! Sì! Di nuovo quella luce. Ed è più forte di prima. Se n'è andata, ma che accidente è stato? Quella luce? Forse si è trattato di... Mark, squadra, se siete pronti, in azione! Sì, allenatrice! Veglia su di noi, nonno. Sconfiggi la Genesis e dimostra la tua forza, ma credo che per questo video sia anche troppo il materiale mostrato, dato che comunque sia sono quasi un'ora di registrazione. Direi che per il prossimo episodio penso che la Genesis sia più che sufficiente, anche perché sarà abbastanza lunghetto, quindi io direi di fermarci qui e questo episodio quindi termina. Io come sempre Cuj vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione vi ricordo i link per Twitter e anche per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.